primo libro del profeta Samuele, capitolo 2. Inizieremo la lettura dal verso 1. Ciò che andremo a leggere è il canto di Anna. Nel capitolo 1, che non leggeremo, narra la storia di Anna che non aveva un canto, non aveva gioia nel cuore, era afflitta nel suo cuore, profondamente triste, perché desiderava un figlio e non poteva ottenere un figlio, era sterile, non era possibile. A questo si aggiunsero anche delle parole offensive, umilianti, da parte della seconda moglie di suo marito. Viviamo, narra la storia di un'epoca lontana da noi, dove alcune cose accadevano, erano possibili, e quest'altra donna la mortificava. E Anna piangeva, addirittura dice il testo che non mangiava più. E a un certo punto, con questo peso nel cuore, con questa afflizione nel cuore, con questo desiderio, si recò nel Tempio, si recò nella casa di Dio per pregare. Entrò in quel luogo, si mise, immaginate un luogo come questo, anche se era molto differente, si mise tra i banchi da qualche parte e cominciò a pregare. E dice che la sua preghiera davanti al Signore si prolungava. Il sacerdote che era presente, il sommo sacerdote a quel tempo, Eli, che era presente nel Tempio, notò questa donna che entrò e che pregava, e la sua preghiera non cessava, si prolungava. E notò pure che questa donna, Anna, parlava in cuor suo, cioè non elevò una preghiera udibile, a voce alta, ma leggo letteralmente nel verso 13 del capitolo 1, parlava in cuor suo Anna, si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. E allora il sommo sacerdote Eli pensò, questa donna deve essere ubriaca, e si rivolse a quella donna e le disse, quanto durerà questa tua ubriachezza? Vai a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispose, no, mio Signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva come una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi hanno fatto parlare fino ad ora. E così Eli, il sommo sacerdote, comprese e disse a quella donna, ad Anna, vai in pace e l'Iddio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta. E così Anna se ne andò via e mangiò, il suo aspetto non fu più quello di prima, cambiò qualcosa, nacque una speranza nel suo cuore. Bene, la storia biblica narra che il Signore fece grazia ad Anna ed Anna concepì e poi partorì un figlio al quale pose nome Samuele, e in cuor suo, in accordo anche con suo marito, essendo stato un dono di Dio Samuele, la risposta alla sua preghiera, a sua volta lo volle offrire a Dio. E quindi, dopo averlo divezzato, lo prese, dopo aver offerto anche un'offerta di un sacrificio, lo condusse nella casa del Signore e lì lo lasciarono nella casa di Dio, affidato quindi al sommo sacerdote Eli e a quanti lavoravano nel Tempio a quel tempo. E quindi lo donò al Signore, dicendo, pregai per avere questo bambino, il Signore me lo ha concesso e ha concesso quello che io gli avevo domandato, perciò anche io lo dono al Signore. Finché vivrà, egli sarà donato al Signore, e si prostrò davanti al Signore. Anna ricevette un dono da Dio e
E poi questo dono ricevuto da Dio lo offrì nuovamente al Signore, lo consacrò al servizio del Tempio, lo consacrò al servizio del Signore. Si privò di suo figlio e lo donò per l'opera di Dio. Che desiderio straordinario, meraviglioso. Ma non vediamo sofferenza, pianto in questa mamma che si priva. Non ha perso suo figlio, lo ha donato al servizio del Signore e periodicamente andava a trovarlo, gli portava i vestiti nuovi, eccetera. Però qui al capitolo 2 leggiamo di un cantico di Anna. Ho voluto introdurre perché in Anna non c'era il cantico, non c'era la gioia, c'era il pianto, c'era l'umiliazione, la sofferenza, l'angoscia. Invoca il nome di Dio, prega con tutto il cuore il Signore, Dio esaudisce la sua preghiera e Anna può anch'ella cantare a Dio. Ciò che vado a leggere adesso, al capitolo 1, è un inno, è un cantico, è una lode che Anna eleva al Signore. Ascoltate, leggete anche sulla vostra Bibbia insieme a me. Allora Anna pregò e disse: il mio cuore esulta nel Signore. Il Signore ha innalzato la mia potenza. La mia bocca si apre contro i miei nemici perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio. Non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto. E da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane. E quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere il soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa e innalza. Alza il misero dalla polvere, innalza il povero dall'etame per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria. Poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste ha appoggiato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati. Egli tonerà contro di essi dal cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra e darà forza al suo re. Innalzerà la potenza del suo unto. Dopo Elcana andò a casa a Rama e il bambino rimase a servire il Signore sotto gli occhi del sacerdote Eli. Samuele era il nome di questo bambino, che poi appunto venne chiamato da Dio sin dalla sua fanciullezza ad essere un profeta del Signore, un profeta dell'Eterno, e fu un profeta veramente consacrato a Dio, un uomo dedicato all'opera di Dio, fu per opera di Dio il portatore di un risveglio in mezzo al popolo di Dio. Nel rispondere alla preghiera di Anna e donare questo bimbo, il Signore in realtà donò uno strumento per la salvezza, per la consacrazione di tutto il popolo. Per il desiderio di una mamma che non desiderò vedere suo figlio divenire avvocato o divenire ingegnere o avere il posto fisso nelle ferrovie dello Stato, ma desiderò nel suo cuore profondamente di vedere questo figlio come servo di Dio, un profeta dell'Eterno, cioè colui che parla da parte di Dio, colui che annunzia la parola di Dio, colui che predica l'Evangelo.
che desiderio, sia la preghiera di ogni mamma, il desiderio di ogni papà di vedere i propri figli al servizio del Signore ed essere strumenti di benedizione per la salvezza delle anime, per il ristoro delle anime. È la cosa più bella che un essere umano possa fare, predicare l'Evangelo. E la nostra preghiera è che ogni ragazzo, ogni bambino, ogni giovane, ogni adolescente possa in futuro divenire un servo di Dio, un messaggero dell'Evangelo, un predicatore della parola di Dio, un ragazzo, un uomo che può portare salvezza, pace, benedizione a quanti hanno perduto tutto ciò, non l'hanno mai incontrata. Ma torniamo ad Anna, voglio essere breve, torniamo ad Anna. Anna, dicevo, non aveva gioia nel cuore, era afflitta, era umiliata, era mortificata, piangeva, conosceva le lacrime, conosceva la mortificazione, ma si rivolge a Dio, prega il Signore non con parole fatte, con frasi fatte, entra nella casa di Dio e prega col cuore a Dio. Neanche si udivano le parole, muoveva appena le labbra, tant'è che il sommo sacerdote pensò che fosse ubriaca, ma stava pregando col cuore e versava lacrime dinanzi a Dio. Non sono le nostre parole che impressionano Dio o che piegano la volontà di Dio, ma è il nostro cuore che raggiunge il cuore di Dio. E Anna può cantare, e il canto di Anna è meraviglioso e straordinario, ma vi voglio far notare come inizia questo testo che abbiamo appena letto. Abbiamo fatto quell'introduzione, il bambino giunge, lo offrono al Signore, lo lasciano nel Tempio, e qui leggiamo: allora Anna pregò e disse. Gloria al Signore. Il cantico di Anna è accompagnato quindi da manifestazioni di grande gioia, da manifestazioni di certezza, è accompagnato dalla speranza, dall'espressione di una fede viva in Dio, è accompagnata da riconoscenza per il Signore. Tant'è che dice: Anna pregò e disse, il mio cuore esulta nel Signore. Prima di quel momento non ha mai potuto cantare con gioia e mai ha potuto dire il mio cuore esulta nel Signore. Ma dopo aver cercato il Signore, dopo aver pregato il Signore, dopo aver ottenuto la risposta dal Signore, dopo aver offerto con gioia e con gratitudine questo dono ricevuto, dopo averlo offerto al Signore, può dire il mio cuore esulta nel Signore. La gioia più grande per un genitore non è solo quella di conoscere Dio, ma è quella di poter offrire per l'opera di Dio il meglio che abbiamo. E la cosa più bella che possediamo nella nostra vita terrena non sono i denari, non sono le nostre case, i nostri possedimenti, sono i nostri figliuoli. Il tesoro più grande che possediamo, quando lo offriamo al Signore e li vediamo crescere nella grazia di Dio, nella conoscenza del Signore, quando li vediamo servire il Signore, il nostro cuore esulta nel Signore. C'è gioia nel cuore, il mio cuore, dice Anna, esulta, si rallegra. Vedete la gioia, la manifestazione di speranza, questa dichiarazione di fede, di riconoscenza, perché Anna ha ricevuto grazia, ha ricevuto il dono di un figlio, nonostante fosse sterile. Riconobbe di trovarsi dinanzi a un miracolo e dunque esulta, dice addirittura: il Signore ha innalzato la mia potenza. Mentre prima ella era umiliata, mentre prima era mortificata perché non poteva dare una discendenza, un futuro anche al suo marito, ora il Signore la onora, innalza quindi la sua potenza, il suo corno, dice altrove, vuol dire che le dà autorità. E allora Anna pregò e disse ciò che abbiamo letto: il mio cuore esulta nel Signore. Dobbiamo esprimere la nostra gioia davanti al Signore. Ci sono genitori felici per i propri figli che servono il Signore?
esprimete la vostra gioia al Signore, ringraziate Dio con tutto il cuore. Dobbiamo essere riconoscenti perché Lui, il nostro benefattore, Anna lo sa molto bene, e la chiese con umiltà e la sua preghiera venne ascoltata da Dio. Attenzione, non venne ascoltata da altri, persino il sommo sacerdote non capì, non si rese conto, addirittura giudicò quella donna come se fosse ubriaca e gli disse: vattene via di qua, vai a smaltire il tuo vino altrove. La preghiera non venne compresa neanche dalla massima autorità religiosa a quel tempo, il sommo sacerdote, ma possiamo dire Dio sia lodato, venne ascoltata da Dio in persona. Dio ascoltò la sua preghiera ed esaudì la sua preghiera. E io ho certezza nel cuore, Egli è qua in mezzo a noi ed Egli ascolta la tua preghiera stasera, la tua invocazione. Non sei venuta ad ascoltare, a vedere uno spettacolo. Apri il tuo cuore, prega il Signore, abbi fede in Dio, metti davanti a Gesù le tue necessità, i tuoi problemi, l'anima tua innanzitutto. Il Signore ti ascolta e ti risponderà. Anche tu potrai cantare: c'è grande gioia nel mio cuore. Anna parlava in cuor suo, si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la voce. Ma quando poi Dio risponde alla preghiera, dobbiamo alzare la voce, dobbiamo raccontare le meraviglie del Signore, o no? Dobbiamo testimoniare. Vi è il tempo quando non c'è la forza di pregare, non c'è la forza di lodare, e magari alcuni pregano il Signore semplicemente con delle lacrime, piangendo, e nessuno sa. Ma quando il Signore risponde, qualcosa deve cambiare. Bisogna alzare la voce e bisogna testimoniare della fedeltà di Dio. Bisogna raccontare quello che Dio ha fatto. E infatti leggiamo: allora Anna pregò e disse: il mio cuore esulta nel Signore, la mia bocca si apre per narrare. E tutta la preghiera, il canto che abbiamo ascoltato, non avviene più nel silenzio, tra le labbra, ma è un canto che viene trascritto qui nella parola di Dio, e quindi è un inno che ella eleva ad alta voce per ringraziare il Signore. Quando Dio risponde, ripeto, dobbiamo raccontare la nostra testimonianza. Perché ognuno di noi ha una testimonianza da raccontare. Se Gesù ha cambiato la tua vita, ha fatto qualcosa di grande nel tuo cuore, narra quello che Gesù ha fatto per te, raccontalo ad altri, e in questa maniera benedici il nome del Signore. Vogliamo offrire al Signore un sacrificio di lode, che non è altro che il frutto delle nostre labbra che confessano il suo nome. Con le nostre labbra confessiamo quanto è grande Dio, quanto è meraviglioso il Signore, come ha ascoltato la mia preghiera, come ha esaudito la mia preghiera, la grande gioia che è nel mio cuore è il risultato della preghiera che Dio stesso ha ascoltato e mi ha risposto. Ma attenzione, c'è una cosa straordinaria che leggiamo in questo inno. Anna ha ottenuto un dono straordinario, meraviglioso, ha ottenuto un figlio, non poteva avere figli, era sterile. Prega il Signore e ottiene un figlio. Quando poi eleva questo inno, sarebbe un inno di gratitudine, un inno di ringraziamento, ma non nomina più questo figlio. Non parla di questo regalo che ha ottenuto da Dio. Non pone accento e non pone la sua attenzione sul dono che ha ricevuto. Tutti noi penso che abbiamo ricevuto un dono qualche volta nella nostra vita, vero? A volte ce l'aspettavamo, altre volte con sorpresa abbiamo ricevuto un dono. Abbiamo apprezzato quel dono, vero? Magari abbiamo usato anche quel dono. Ma non credo che sia bello, onorevole, prendere il dono, goderci il dono, senza pensare a colui che ce lo ha donato.
Perché il valore più grande non sta nel dono, ma sta in colui che ci ha fatto quel dono. Ed è questo il sentimento che noi vediamo qui nella vita di Anna. Ella non magnifica il suo dono, eppure una mamma che aveva appena lasciato il figlio, da poco svezzato nel tempio, sotto la tutela dei sacerdoti, sotto l'attenzione dei sacerdoti, non avrebbe potuto seguirlo personalmente, direttamente, come avrebbe voluto, lo offrì al Signore, ma ella riconosce che era un dono ricevuto da Dio, a sua volta lo offre anche a Dio, al servizio del Signore. Ma in tutto questo inno Anna non parla di suo figlio, non narra della bravura di suo figlio, non narra del carattere di suo figlio, delle capacità di suo figlio, della statura di suo figlio. Ella non innalza, quindi non elogia suo figlio, ma innalza il donatore. Possiamo dire gloria a Dio, no? Il mio cuore esulta nel Signore, il Signore ha innalzato la mia potenza, perciò gioisco nella tua salvezza. E aggiunge: nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. E dice: non parlate con orgoglio, non esca arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate tutte le azioni degli uomini. Non è meraviglioso? Invece di dire: ma quanto è bello mio figlio, ma quanto è bello questo dono che il Signore mi ha fatto, ma che bei capelli che ha, che occhi straordinari, che colori meravigliosi, che intelligenza ha questo ragazzo, che bel dono ho fatto al Signore, mette da parte il dono e innalza il donatore. Signore, fa che vi sia questo sentimento nel cuore di ciascuno di noi. Se i figli crescono sani nella grazia di Dio, se sono in salute, sono timorati del Signore, se ti danno soddisfazioni, non lodare tuo figlio, glorifica e ringrazia il Signore con tutto il cuore. È un dono di Dio, alleluia. Non parla dei successi o degli insuccessi del figlio o dei pensieri che ha per lui, ma si concentra su colui che lo ha donato, che glielo ha regalato, offerto. Gloria al Signore. Vedete, potremmo avere tanti figli, ma non c'è altro Dio al di fuori del Signore. Anna rende testimonianza, dice: nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te. Di figli ne potremmo avere tanti, ma Dio è uno. Dio, noi non confidiamo nella forza dei nostri figli, ma confidiamo nell'onnipotenza, la presenza, l'aiuto, il sostegno quotidiano ed eterno che il Signore ci darà in ogni tempo. Anna rende testimonianza di Dio, testimonia della grandezza di Dio. Scopriremo poi, sfogliando queste pagine di due libri, primo libro di Samuele e secondo libro di Samuele, la vita di Samuele, il carattere di Samuele. Non è sua madre a parlare della storia di suo figlio, non è sua madre a lodare suo figlio come tante mamme. Guai a chi tocca i figli, eh? Anche quando sbagliano, anche quando non sono capaci, guai a chi gli tocca i figli. Sono le mamme che osannano i figli, papà un po' di meno, ma lo fanno pure loro, eh? Che innalzano i propri figli, eh? Ma Anna rende testimonianza del suo Dio, non innalza suo figlio. Noi ascolteremo parlare di Samuele leggendo la vita, leggendo la storia di Samuele, che non è una storia raccontata dalla mamma, ma è una storia raccontata da Dio stesso, dallo Spirito Santo, che ci fa conoscere il carattere, che ci fa conoscere il timore che ha di Dio, che ci fa conoscere il rispetto, la riverenza, l'attaccamento alla parola di Dio, la fedeltà al Signore, il valore dal punto di vista spirituale. È bello che sia Dio stesso a testimoniare e non noi a lodare. Per quanto riguarda noi, e concludo, ho letto qui nella parte centrale il racconto di Anna, la testimonianza
che ella rivolge verso il suo Dio piuttosto che verso suo figlio, e dice innanzitutto: nessuno è santo come il Signore, al verso 2. Quindi parla di Dio e ci annuncia che Dio è santo. Non era una teologa, Anna, eppure ella annuncia che Dio è santo, e annuncia addirittura che nessuno è santo come il Signore. Sta dicendo che Egli è l'unico, che Dio solo è santo, e vuol dire che Egli non è legato alle vicende della vita, è separato dal mondo. Nessuno è santo come il Signore, ed è l'unico, essendo santo, che può intervenire per liberare l'uomo che ha perduto questa santità e è caduto nel peccato, può essere salvato dal Signore. Vedete cosa ci dice Anna? Ci parla di Dio, ci fa una lezione di teologia, ci racconta che Dio è santo. Non solo, sempre, ripeto, non è una teologa, eppure aggiunge che Egli è onnipotente. Dio può ogni cosa. Non solo, dice, Egli sa tutto, vuol dire che è onnisciente, la sua conoscenza è imperscrutabile. Sì, il Signore è un Dio che sa tutto, dice qua la parola per bocca di Anna. Non c'è rocca pari al nostro Dio. Sta parlando della fortezza, della potenza, della grandezza. Quindi è Dio che offre all'uomo rifugio, sicurezza. Non c'è rocca pari al nostro Dio. E allora, alla luce di questa bella testimonianza, a ciascuno di noi, perché non possiamo dire che cosa non può fare allora Dio nelle nostre situazioni familiari, nelle nostre vicende umane, se Egli è santo, se Egli è onnisciente, se Egli è onnipotente? Cosa sarà impossibile a questo Dio? Anna l'ha appena sperimentato, che Dio può ogni cosa, nulla gli è impossibile. Ecco perché è fondamentale dichiarare anche nelle nostre preghiere la grandezza di Dio, perché è su di essa che le nostre preghiere si debbono fondare, sulla grandezza di Dio, non sulle nostre capacità e neanche sulla nostra fede, ma la preghiera di fede si fonda sulla grandezza di Dio. Riconosce che non c'è altro Dio al di fuori di Lui e che non c'è rocca pari al nostro Dio. Non fondiamoci sui nostri sentimenti o sulla nostra comprensione delle cose, ma fondiamoci su ciò che può fare Dio, che è il Signore ed è il padrone di tutto. Aggiunge Anna, continuando questa lezione di teologia, una semplice donna che ha incontrato Gesù, diremmo nell'esperienza del Nuovo Testamento, ma una semplice donna che ha incontrato quindi Dio. Vedete come l'ha conosciuto in modo così profondo da trasmetterlo ad ognuno di noi. Aggiunge che da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Da Lui sono pesate le azioni dell'uomo, vuol dire che Egli è giusto. È una bilancia che pesa le azioni degli uomini, è una bilancia che conosce i sentimenti, che non si ferma ad osservare gli effetti, ma conosce il sentimento del cuore. Da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Presenta Anna in maniera mirabile la meravigliosa persona del nostro Dio. E poi dal verso 4 fino al versetto 8 descrive le opere di Dio. Ha descritto la persona di Dio. Dio è santo, Dio è onnipotente, Dio è onnisciente, Dio è giusto. Dal verso 4 comincia a descrivere le opere di Dio. C'è l'arco dei potenti è spezzato, quelli che vacilla sono rivestiti di forza.
Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane, la sterile partorisce 7 volte, la donna invece che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire, fa vivere, il Signore fa impoverire, fa arricchire, egli abbassa, egli innalza, alza il misero dalla polvere, innalza il povero dal letame per farlo sedere con i nobili, per farli sedere eredi del trono di gloria. È meraviglioso quello che Dio fa. E qui ci siamo anche io e te. Eravamo nella polvere, nelle tane, eravamo niente, e il Signore ci ha rilevati dalla polvere, dalle tane, e ci fa sedere con i principi del suo popolo. Siamo figli di Dio. È bello incontrarsi e dire: sono una figliuola di Dio, io sono un figlio del Signore. Pace, gloria a Dio. È meraviglioso. Infine c'è una profezia. Proprio negli ultimi versetti, una profezia. Comincia a dire al verso 9: egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati. Egli tonerà contro essi dal cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra. E darà forza al suo re, vedete? Darà forza al suo re. Sta profetizzando del Messia, sta profetizzando di Gesù. E è lui che veglierà sui passi dei suoi fedeli, è lui che frantumerà gli avversari del Signore, è lui il tuono dal cielo. E sì, egli dice, giudicherà l'estremità della terra, darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo unto. Gloria a Dio, Gesù. Anna prega, ottiene. Anna ci presenta chi è Dio, ci narra di Dio. Anna ci parla delle opere di Dio. Anna profetizza addirittura sul Messia, l'unto di Dio che darà liberazione ad ogni essere umano. E nel parlare dell'unto di Dio, del suo re, dice: egli veglierà sui passi dei suoi fedeli. Voglio chiudere con questa affermazione: egli veglierà sui passi dei suoi fedeli. Come genitori credenti, poggiamoci su questa profezia promessa, su questa promessa profezia. Poggiamoci con tutto il nostro cuore su questa promessa di Anna. Poggiamoci su questa certezza: egli veglierà sui passi dei suoi fedeli. Puoi fare tutti i sacrifici che vuoi, ma non hai potere di vegliare sui passi dei tuoi figli, non hai potere di proteggere i tuoi figli, ma se conduci i tuoi figli al Signore ed essi saranno fedeli a Dio, egli veglierà sui passi dei suoi fedeli. Dio non farà mai mancare la sua protezione, Dio non farà mai mancare la sua presenza, Dio non farà mai mancare la sua provvidenza. Anche quando sembra che gli uomini malvagi trionfino, Dio regna e Dio veglia sui passi dei suoi fedeli. Gloria al Signore. Dice il salmista nel Salmo 94: quando ho detto il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. E noi diciamo gloria a Dio con tutto il nostro cuore. Anna fu una donna di preghiera. Ecco che cosa dobbiamo essere per i nostri figli: uomini e donne di preghiera. E il Signore ci darà grazia poi di essere anche teologi, di essere anche profeti, di essere anche testimoni della grandezza del Signore, perché è nella preghiera che possiamo conoscere più intimamente il Signore, ed è lì che possiamo presentare anche i nostri figli e vederli consacrati, vederli al servizio del Signore. Può darsi che non saprai poi la storia di tuo figlio, come vivrà, dove vivrà, che vita vivrà, ma se lo hai indirizzato nella verità, nella parola di Dio, anche quando non ci sarai più, chissà,
Può darsi tuo figlio, come Samuele, sarà un profeta dell'Eterno, sarà un missionario che annunzierà la parola di Dio, un pastore di anime che pasce il gregge, che nutre, che segue, che ha cura di quanti hanno bisogno del Signore, una voce che grida, che annuncia salvezza, che porta anime al Signore. Prega per i tuoi figli e il Signore darà grazia e gloria a coloro che lo conoscono e gli appartengono.